tutti, benvenuti su NASCAR Fan Italia. La prossima gara che si svolgerà il 24 aprile 2022 sarà la Geico 500 nel circuito di Talladega Super Speedway in Alabama. È un Super Speedway triovale, quindi un tipo di circuito molto lungo e veloce, costruito nel 1969 e lungo 4283 metri, con un banking di 36 gradi sulle curve. Vi vediamo insieme com'è andata la gara dello scorso anno. Alex Bowman partiva in pole position, ma poi perde molte posizioni e conducono Joey Logano e Keselowski. Di Benedetto vince la stage 1, mentre Logano finisce in aria per un contatto con Hamlin poco prima della fine di stage 2. Martin Truex Jr. colpisce Denny Hamlin causando un incidente e coinvolgendo diversi piloti. La stage 2 viene vinta da Bubba Wallace. Vince la gara Brad Keselowski, mentre dietro Jones e Chastain vanno in testa a coda per un contatto. Sicuramente Keselowski vorrà ripetere, anche perché in questa stagione non sta andando benissimo. Il suo miglior risultato è stata solo una top 10. Mi aspetto una bella gara da Elliott, Blaney e Logano, che sono i primi tre in classifica, ma nessuno dei tre ha ancora vinto nessuna gara. Attendiamo con ansia quindi le prove e le qualifiche per farci un'idea di ciò che ci attende. Vi invito ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video. Grazie.